si profila l'aggiornamento delle domande per inserirsi nelle graduatorie di istituto per il personale A. È molto importante questo aggiornamento, saranno previste veramente, si parla da 1 a 2 milioni di domande per poter fare gli amministrativi nelle nostre scuole, in un momento in cui il sindacato ANIF si sta battendo per aumentare i posti in organico, per aumentarli, per coprire tutti i profili professionali previsti dal contratto mai attivati. Ed è molto importante anche in questo momento aggiornare questa domanda anche con i titoli che uno nel frattempo ha acquisito, con tutti quei titoli, quei conteggi utili per essere collocati in graduatoria. Ecco che su questo punto i legali di ANIF ritengono, per esempio, che dalle bozze che circolano ministeriale su questo aggiornamento ci siano delle incongruenze e delle illegittimità. Quali? Per esempio, come incongruenza quella di non continuare a valutare il titolo, per esempio, della licenza media ai fini dell'accesso al ruolo di collaboratore scolastico. Questo perché? Perché recentemente sono stati assunti quasi più di 12.000 amministrativi dalle cooperative proprio con questo titolo, quindi non si capisce per quale motivo invece chi da anni ancora collabora come collaboratore scolastico nelle nostre scuole o aspiri a farlo non possa partecipare. Poi c'è il problema di tutti quelli che hanno lavorato nelle scuole paritarie, nelle scuole comunali, nei corsi anche regionali che hanno consentito attraverso quelli cosiddetti percorsi FP di conseguire un titolo valido per poter accedere alla professione di insegnante, e queste persone hanno lavorato là come amministrativi. Quindi anche lì i legali dell'ANIF hanno vinto recentemente dei ricorsi al TAR Lazio sul riconoscimento di questo titolo svolto e quindi di servizio. È importante quindi poi dichiararlo nella domanda e poter aderire. In ogni caso, ogni sportello dell'ANIF, sia nelle zone arancioni che gialle, in presenza o a distanza, è sempre preferibile in questo momento a distanza, ma laddove possibile anche in presenza, nel rispetto delle regole anti-Covid, il sindacato ANIF offrirà una consulenza specializzata per poter presentare la domanda, per dichiarare tutti i titoli utili, eventualmente per poter adire il giudice sia amministrativo che del lavoro per farsi riconoscere dei diritti lesi. Ed è molto importante anche assistere, faremo un webinar o più webinar di presentazione proprio a livello nazionale per poter avere già le prime nozioni importanti su come avverrà questo aggiornamento di questa domanda.